Solo col silenzio. Cerchio K attraverso Marco a cura di VB, guida spirituale. Shalom. Ai veri adoratori del Padre mi rivolgo per primi. A voi diletti che avete trovato la strada che conduce a Dio, io dovrei rivolgermi solo col silenzio. Tuttavia vi dico, sappiate che in ogni momento in cui il vostro cuore è turbato, potete contare su un appoggio sicuro. Questo voi lo sapete. Fate però che questa consapevolezza appaia nei vostri simili, attraverso di voi. Voi potete far sbocciare in loro il desiderio di Dio, poiché sapete che la fede, unita all'amore, può muovere le montagne. Voi avete compreso il significato della legge, ma non tenetelo nascosto per voi. Fate come il Padre, che dà ad ogni nuovo giorno un nuovo sole. Ed ora mi rivolgo a voi, o falsi credenti, poiché i primi non hanno tanto bisogno delle mie parole, le trovano in se stessi. Sappiate voi aiutare i vostri simili e non prendere soltanto ciò che può servirvi per accrescervi, mettendovi a fianco di una religione solo per salvare, come dite, la vostra coscienza. Ingoiate l'ostia come se fosse cibo, o falsi credenti. Non sapete cosa è scritto a proposito di tale argomento? O sì che lo sapete? Avete letto le scritture per profanarle, non per adorarle. Sappiate distinguere ciò che viene da Dio da ciò che viene dalla tentazione del vostro io egoistico. Credete forse di ingannare chi ha contato i capelli sulla vostra testa già prima che spuntassero? Falsi ed ipocriti, che mentite a voi stessi e a Dio, razza di vipere. Credete forse che qualcosa possa sfuggire agli occhi dell'Onnipotente? Ebbene, io vi dico, datela piuttosto al diavolo la vostra anima, così sarete coerenti con voi stessi, poiché dandovi a ciò che non esiste, adorereste invano, così come invano dite di adorare ciò che esiste. Continua.